Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mattia e oggi andiamo avanti con la serie su Minecraft. Allora, in teoria questo episodio l'avrei già fatto, soltanto che avevo registrato prima 10 minuti di video e quando sono andato a rivederlo non aveva registrato né l'audio né buona parte del video. Non so perché Fraps qualche volta faccio così, però vabbè. Comunque non avevo fatto niente di che. Ah già, ho aggiunto un paio di mod. Come potete vedere in alto a destra ho aggiunto la Ray Minimap, che ti permette di fare questi waypoint e ti dà la mappa, e questa mod che ti aggiunge le armi 3D. Guardate come la tengo da schifo, ma vabbè. E nell'episodio che avevo già registrato ero andato un po' a minare, avevo trovato più o meno 21 ferri, non mi ricordo se me ne erano avanzati, e del carbone mi sembra, però non mi ricordo, penso che l'ho fatto ieri sera. Sì, ho trovato un po' di carbone e ho fatto il ferro, non me ne è rimasto. Beh, praticamente questo mod aggiunge svariate armi in 3D, non le solite armi, tutte pixelose, guardate che figata. Adesso se trovo un mob vi faccio vedere come funziona. Mi sono rimasti 30 colpi. Ok. Ah, poi mi ero fatto un letto e avevo fatto un piccolo corridoio, però niente di che. Un maiale, l'ho visto. Maiale. Non si fa mirare. Boh. Visto? Il rumore è un po' brutto. Però di certo queste armi ci proteggeranno di più dei mostri la notte. Ok. E è meglio non sprecare sui mob passivi, perché dai mob in off. Comunque, questa qua è una K47, ma ci sono anche altre armi, tipo la pistola, non mi ricordo quale, la doppietta, l'M16, il fucile da cecchino, non mi ricordo quale, e qualche bazooka. Dunque, che fare oggi? Che fare oggi? Che fare oggi? Giudici! Giudici! Allora, oggi voglio fare un paio di stanze, dove, visto che volevo aggiungere una mod che a me piace molto, che si chiama non mi ricordo più come si chiama, anche se mi piace molto, l'ho visto in vari altri video. Praticamente questa mod ti permette di farti di fare dei picconi, delle spade, delle pale, tutti degli utensili come vuoi te, cioè non ti aggiunge un casino di picconi. Tipo, non c'è solo quello di pietra, quello di ferro, quello di legno, di diamante e oro. Ma, tipo, puoi farlo personalizzato. Tipo, ci puoi mettere la redstone che diventa in un modo più, non so, diventa rosso, che ne so. E un diamante che dura di più. Li puoi personalizzare in qualunque modo. Perciò nel prossimo episodio faccio la stanza e nel prossimo episodio raggiungo. E per fare questa mod serve tipo una fornace gigante che ti forgia tutti i metalli. Ho delle torce? Sì, ne ho 21. Ok. Poi che dire? Non lo so. Ringrazio i miei 5 iscritti. Sono contentissimo di averne così tanti. Così tanti. Per me sono tanti. Poi sono pochi, in effetti sono uno youtuber schifoso, non so fare video, vabbè. Facciamo un po' di scale, voilà, e le mettiamo qua. Ok, perfetto, si scala. Sembra tanto buio. Allora, no, è troppo piccola così. Ero indeciso se costruire la telecamera spente, però alla fine ho deciso di far vedere che scavavo, che tipo non mi mettevo in creative. Lo facevo in creative, tipo. Perché non c'è neanche too many items in questo mod. Sto premendo O per non più finire e non c'è. Ok, direi che così più o meno di questa grandezza potrebbe andare bene. Vorrei fare tutto il pavimento di legno, però me ne serve veramente tanto, 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 tanto. Non vedo l'ora che arrivi la notte per andare a farsi la cerimostra. Che ore sono? Ancora il giorno.
Ho letto, ho settato lo spawn, perciò quando muoio rimasto qua. Poi mettiamo questa roba che serve, non serve. Dai, facciamo probabilmente il legno, va? Arrediamo un po' la casa. Allora, ricapitolando, adesso c'è la rail minimap e la Cardigan mod, si chiama così. Vi metterò il link delle mod in descrizione, speriamo che mi ricordo. E poi aggiungerò nei prossimi episodi, come ho già detto, quella mod che ti permette di personalizzare i picconi, le spade, tutto e tutto. Poi aggiungerò la Furniture mod, che è la mod che aggiunge tipo i mobili, gli arredi, tappeti, sedie, di tutto e di più. Poi non so, aggiungerò anche, non mi ricordo per niente come si chiama. Però tipo la mod che aggiunge il pulverizer, la fornace elettronica, perché ho visto delle serie di Yuke e le sta usando e mi piacciono anche a me quelle mod, perciò credo che le aggiungerò. Poi io continuo a dirlo, però ancora non mi è arrivato solo uno di consigli con la furniture mod, che quando ho visto mi sono innamorato, che non la conoscevo, lo giuro. Carbone. Vi prego, scrivetemi delle mod perché io non ne conosco molte, soltanto quelle che ho detto conosco. Poi altre mod, magari le conosco, però non mi vengono in mente. Questa mod, cioè questa serie, sarà basata molto sulla bellezza della casa. In effetti sono un po' scemo, faccio una mod, cioè viene da dire una mod. E una serie sulla bellezza della casa, faccio una casa in un buco, vabbè. Dico tipo di arredi, non so. Quanto carbone. Sono ricco. Anche ferro. Ah, ieri sfruttando un bug avevo visto che qua sotto c'era una tipo una miniera. Però non ci andremo in questo episodio. Se arriveremo mai a 15 iscritti farò uno speciale che ho sempre voluto fare, anche se non ho mai avuto un canale. Che è tipo una prova. Sì. Molti miei amici la conoscono, l'hanno fatta altri youtuber, quella. No, anzi, non ve lo dico. Vi lascio sulla spina. Se volete vedere che sfida è, c'entra con i marshmallow. Forse qualcuno la conosce, però. Oh, permesso. Però non vi dico qual è. No, cavolo faccio. Non so proprio che dire. Dico che questa casa fa schifo. Sta arrivando la notte, andiamo a far strage di mostre. Quanti proiettili ho? Non so neanche, ho guardato 21, 21, 21. La K47 non è neanche un'arma molto forte, ma l'ho fatta giusto perché erano le più facili da craftare. Bastavano 4 pezzi di ferro e una leva e un bastoncino. Poi non si no, no. Non so come si faccia a mirare, scusate un attimo. Ah, un F? Sì, forte. È un po' scomodo, eh. Aspetta, proviamo a fare video set. No, che cavolo faccio? Control. Con questo, ok, andiamo, ok, e no, e con F mi scava, piccoli problemi tecnici, quindi dovrei fare praticamente, venta, non scava, ok, questo. Ok.
e si mira con questo. Voilà. Madonna, ma è una mia idea, è scuro. Sì, infatti. No. Anche nell'episodio scorso io volevo i mob, ma non spawnavano, non so perché. Guardate che figata. Comunque, non dovrebbe tardare molto Davide a tornare, e quando torna credo che continueremo insieme la serie su ciao lupo, su non si è scordato, su Ace of Spades. E lui in teoria dovrebbe iniziare una serie sullo Slender, su Slenderman The Herald, l'ultimo Slenderman uscito. E io quando uscirà, sono un idiota ma lo farò, inizierò una serie su il nuovo Amnesia, Amnesia 2. Non vedo l'ora che esca. Io sono un gran pippone. All'inizio che avevo appena iniziato a giocare a Minecraft. Ciao. No, non miro. Sparo. Crepa. Ok. Wow, quanti? Non miro, stavo premendo tanto. Allora, cosa stavo dicendo? Ah, io sono un gran fifone. Quando avevo iniziato... Vieni qua, lupo. Ci facciamo un lupetto? Perché mi distrago? Allora, quando avevo iniziato a giocare a Minecraft avevo pure paura degli zombie. Finite le munizioni. Lupo. Lupacchiotto. Lupetto. Vieni qua, lupo. Il mio lupetto, ciao amico, andiamo, abbiamo un lupo, abbiamo un cagnolino, il nostro migliore amico, ahia, pure un po', madonna, siamo pieni di frecce, vieni lupacchiotto, lupo, wow, bravo, ti sei teletrasportato, vieni, vabbè, si teletrasporta, tu dai, vieni. Vieni? Ah, bravo. Allora, dormiamo. Ciao cagnolino. Dobbiamo trovare un nome, dunque. Seduto. Bravo cagnolino. Allora, il nome glielo darete voi da casa. Perciò lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi alle mod e il nome del cagnolino che abbiamo appena addestrato, non so cosa dire, che abbiamo appena addestrato. E ciao a tutti.